cacciata dall'Eden prima dell'uomo, perché aveva occhi così contagiosi che guardandosi intorno nel giardino sprofondava perfino gli angeli in uno sconforto repentino. Pertanto dovette, pur senz'umile acquiescenza, fondare sulla terra la sua discendenza, lesta, veglia e destra, conserva una gratia scritta con la T al terziario risalente. Adorata dagli Egizi con una pleiade di pulci nell'argentea sacra chioma, ascoltava arci tacendo, pensosa che volessero da lei a non morire, e se ne andava scrollando il culetto vermiglio a significare non lo vieto né lo consiglio. In Europa le fu tolta l'anima, ma per distrazione le lasciarono le mani e un monaco che dipingeva freschi diede alla santa palmi stretti animaleschi. La santa doveva prendere la grazia come una nocciolina, calda come un neonato, tremante come un vecchio. La portavano alle corti dei regnanti, uggiolava saltando alla catena d'oro col suo piccolo frac dai colori scarcianti. Una Cassandra, di che ridere qui? Commestibile in Cina, sul vassoio fa smorfie arrostite o lessate, ironica come un brillante su oro finto. Il suo cervello ha un sapore delicato e qualcosa gli deve pur mancare, dato che nulla ha mai inventato. Nelle favole sola, insicura di ciò che fa, riempie di boccacce gli specchi, si burla di sé, ossia ci dà un buon esempio, come un parente povero che di noi tutto sa, anche se non ci facciamo salametti.